di Finocchiara, qui prestano servizio alcuni lavoratori belmontesi che non ricevono lo stipendio da luglio. Sentiamo cosa hanno da dire. Aspettiamo praticamente che ci facciano veramente questo favore, perché è arrivato un bel momento e siamo veramente nelle mani dei dirigenti. Quanti belmontesi lavorano qui? 130 unità, 130 Quindi operai. 130 famiglie belmontesi vivono Che anche di vivono foresta. Sì, sì, sì. la foresta. E i sindacati cosa dicono? C'è poco interessamento, diciamo, dei Siamo sindacati. abbandonati a noi stessi. Anche se devo dire che adesso si sta muovendo una nuova sigla. Nuova sigla che inventò una petizione, di cosa si tratta esattamente? È sempre fatta da questo nuovo sindacato che è la SIFUS. È una proposta di legge per la stabilizzazione dei forestali. Quindi per eventualmente farci assumere a tempo indeterminato Per avere certezze più che per altro avere sul lavoro. certezze economiche per il futuro. Quindi A diciamo tempo pieno, a tempo indeterminato. Che vantaggi Quindi può avere, diciamo, la forestale da questa assunzione a tempo il vantaggio secondo me saranno che si eviterebbe veramente disoccupazione e lavorare veramente a tempo tempo pieno? pieno. Perché comunque diciamo che voi percepite poi la disoccupazione, pagamenti che Sì, verrebbero lavorando di fatto. Fatto. si Infatti effettuerebbe. questo veramente darebbe sicurezza veramente ai lavoratori di avere veramente pure Voi noi chiedete di vogliamo lavorare, lavorare a tempo pieno. essere pagati per Una lavorare. cosa importante da dire soprattutto sarebbe bello perché i boschi, i vari cantieri non resterebbero poi sprovvisti di Appunto, e sarebbero personale, salvaguardate per dagli operai stessi. sarebbero sempre con Per il quanto riguarda personale gli Certo. per Purtroppo qualsiasi abbiamo questa incendio. disgrazia, gli incendi che distruggono il lavoro che noi facciamo. E lo facciamo. Purtroppo Dio. c'è una brutta nomea per quanto riguarda i forestali, perché le persone a Belmonte sono convinte che i forestali fanno solo mangiate, bevute e via discorrendo. Adesso ci fate vedere un po' magari il lavoro che avete fatto, così facciamo vedere anche Certo, la certo. preparazione per La nuova piantagione praticamente che si deve Ci sono già buche completare, aperte, buche aperte. da aprire e in certi punti ci sono già gli alberelli piantati l'anno scorso. Quindi si fa la sarchiatura, che sarebbe una specie di zappatura laterale in modo da pulire dall'erbaccio e dare modo all'acqua gira dall'altro lato e quella All'estremo. E questa l'avete fatta quest'anno? L'anno L'anno scorso. scorso. Da quest'anno la stanno facendo giù dal lato Contrada Oleandro. Ah, Contrada che Salvo. sale fino a qua? Sì, Cioè, che il terreno passa qua è praticamente. grandissimo, è un bel pezzo di La questo. proprietà della forestale. Il pezzo sotto è acquisizione proprio della forestale. Questo qua è del comune dato in gestione alla Il forestale di comune Affettuario, di sì, Belmonte. Ah, il in comune di Belmonte. affitto. Questa quindi è la famosa montagna acquistata per 500.000 euro dal comune, sede anche delle famose grotte denominate le Viene. Sette Camere, dove per l'occasione abbiamo fatto anche qualche scatto. Dal cantiere Finocchiara è tutto e ci auguriamo presto che i lavoratori abbiano ciò che gli spetti.